Ah, bah, bah, bah. Ok, il mio microfono funziona. 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, 0. Ok. Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra puntata su Feed the Beast, The Ultimate Mode. Oggi abbiamo un pochino di cose da fare. Come prima cosa partiamo a farvi vedere questo bellissimo lavoro che ha fatto Mattia, che ha prodotto, ha programmato per la precisione, le turtle e ha fatto una sorta di quarry in realtà, però non è stata scavata da una quarry ma da una turtle, come vedete. In pratica questa è un quarry, in pratica. Sì, cos'è quella cosa dorata là in fondo? Un chest, se vai a vedere giù per le scalette, ah giusto, c'è anche quello da far vedere. Intanto vado a prendere le turtle che mi sono dimenticate, aspetta. Ok, adesso vedremo solo, daremo solo un'occhiata, una sbirciata al codice delle sì, turtle. È un suicidio. Non so come si faccia a vedere. Leggerlo tutto, adesso te lo dico. Dopo Mattia vi farà un piccolo tutorial su come sulle basi della programmazione del tarto. Era più semplice del tarto. Apparentemente, adesso io non ne so niente, però apparentemente fare la quarry è piuttosto difficile. Non è tanto fargli scavare, è che l'inventario si riempie. E farlo tornare su per, dal momento non ha un sistema di coordinate nativo, cioè la tarta non sa dov'è in pratica, sì. Fargli capire come tornare su la roba nel chest implica tutto un log dei movimenti in modo da capire dove è arrivata, da fargli capire dove è arrivata, farla tornare giù. È un mezzo suicidio per una cosa del genere. Quando sono dei diamanti qua, what the fuck? No, non scavarli, sta fermo! Ah, esatto, mi scarico Stick Touch. Esatto. Mentre sono venuto qua giù per caso per vedere come era messo, stavo facendo scavare da 16 a 6. Ok. Ah, ma ci sono anche degli altri diamanti là, oh mio Dio. Sì, sono 6 diamanti. Gli stavo facendo scavare da 16 a 6 in modo da trovare i diamanti. Sono venuto giù a vedere come era messo e ho visto che ce n'erano due cose lì, ho detto aspetta, fermo. Ok, vediamo le turtle. Allora, le turtle dove vediamo? Non so se vieni qua intanto che scavo intorno ai diamanti. Ok. Allora, i miei turtle, ne ho due adesso. Sono questa e questa. Sono, abbiamo Jim e Vix. Apparentemente sono più di 6 diamanti. Questi qua sono 3, 4, 5, 4. Bene. Sì, qua. C'è anche del tin. Ok, come vedo il codice? Il tasto destro sulla turtle. Sì. Edit spazio quarry. Edit spazio quarry. Oh fuck. Come si va giù? Vai giù con il tasto giù. Ah, con le freccette. Sì, è scomodissimo. Mio Dio. Non volevo dirtelo, ma è scomodissimo. Non puoi cliccare per cambiare, non puoi copia incollare, vuoi fare una sega. Sei su basic. Boss. Sì, no, è Lua. È C praticamente. È C fatto male. Lol. Mio Dio. Okay, ragazzi, questo è il codice, quindi se volete mettete in pausa il video ogni frame così lo potete copiare. Copi incollatelo. Possiamo vederlo in azione, tipo? Certo, adesso sto scavando uno scavamento. Gli altri diamanti, vedere cosa c'è. Cioè, questo sono tre questi, vaffanculo. Cos'è? Allora, dove sei? Da qualche giro intorno. Scavo in giù da qua. Dove vuoi? Basta che non prendiamo in superficie che attraversi altri diamanti e se poi li becca. Mi sono mangiata. Ragazzi, scusate se c'è un po' di lag, però la rete è quel che è. La mia rete universitaria fa un po' schifo di sera, mentre di giorno è molto buona. Quindi dovete accontentarvi perché volevamo portarvi anche un po' di contenuto per il weekend. Che siamo buoni. Siamo brava gente, esatto. Esatto. Allora, lasciamo stare che avevo fatto arrivare la turtle fino a livello 0 come un bravo deficiente. Sì. Naturalmente c'è la bedrock sotto, bedrock. No? Sì. E si è andata a imbucare tra due pezzi di bedrock. Lol. E sotto la lava. Fortunatamente c'era un lato di roccia e non di bedrock scoperto. Devo stare attento perché se finisce proprio. Aspetta, vieni qua che è la sezione in cui testo. Sono un po' di buchi, starei attento a camminare qua attorno. Lol. Ok, vai. Ho creato il programma su entrambe le quarry. Entrambe le. No, è qua l'altra. Ok. Ora fa vedere cosa. Vieni qua. Tasto sì. Destro. Sì. Quarry. Spazio. Sì. 2. Spazio 2. Sì. Spazio 4. Sì. Spazio 0. Dio. Cosa fa? Scavo un buco 2x2x4.
Facciami Mining Turtle. Se ti butti dentro ti uccide. Ah sì? Ci prova. Eh sì, non so perché, ma fa quel che gli è più. Cioè scava, ok. Sì, c'è pieno problema. Oh, no. E quindi che cosa sta facendo in pratica? Ah, un buco 3x3. Per 3. Per 5. Sta facendo un buco 2x2 in teoria. Non in pratica? Sta facendo un 3x3. Per 5 di altezza, presumo. Sì, per sempre altezza. Ok, abbiamo visto, molto interessante. Magari potresti fare iniziare un'altra questa qua. Sì, adesso la faccio. L'altro programma utile è questo. Che cosa fa? Scava gli alberi. Devo solo mettere qui. Digli Lumber e lui. Tanto vedo quello che scrivi, quindi. MFG, best turtle ever. Scava solo in su, poi dopo ritorna anche giù. Torna giù, si gira a destra e fa anche l'altro. Okay. Sta laggando, ok. Bene, script qual è? Fa due colonne, si gira e fa altre due colonne. Sì, immagino. Sì, molto semplice. Ok, perfetto. Bene, ragazzi, adesso abbiamo visto questa. Dove sei caduto? Sono caduto nella questa mini. Allora, visto che adesso. Visto che abbiamo visto queste fantastiche turtle che ci aiuteranno molto in questa serie, direi anch'io. Apparentemente, perché sono molto più economiche delle quarry. Sì, in realtà, a parte oltre ad essere più economiche, non richiedono neanche carburante. Sì, in realtà serve del coal, però serve molto poco rispetto a... Ah, ok. C'è meno sbattimento. Cioè no, c'è più sbattimento in realtà, però sono più economiche. Quindi ragazzi, per vari motivi e per vari fix che hanno fatto alla mod Industrial Craft, abbiamo deciso, visto che l'ultima volta è andata molto bene, di alimentare i nostri sistemi con reattori nucleari. Esatto. Quindi siamo sicuri che non finirà come la volta scorsa? Siamo certi al 100%. Sta zigalaggando. Ah, tranquillo. Perché quindi... sulla turtle. Lo vengo a prendere su io. Stava salvando la mappa e può essere che sia per quello. Che bello. Anche a me sta laggando. Bene, a me è crashato invece. No, a me sta ancora laggando. Comunque, dicevamo che praticamente il nostro intento sarebbe quello di iniziare a tirare su del... Ecco, hai leftato il game e ha smesso di laggare. Presumo aveva tu la turtle perché io non ce l'ho, quindi. Va bene. Ora, il nostro intento è appunto tirare su un po' di copper perché vogliamo... fare il reattore nucleare. Vogliamo fare il reattore nucleare. Per fare il reattore nucleare serve molto copper. Serve shitloads di copper. Serve shitload of copper, per la precisione. Serve 32 se 4 fa 96 di copper, che è tantissimo. Come vedete, ho finito la farm di patate. L'ho anche resa a prova di scemo. Ah, ho scoperto per quale motivo fa quella cosa lì che non vuoi tu. Cioè si tilla la roba. Ah sì? L'acqua l'ho letto una volta, sai. Ah, ecco. Vabbè, adesso è a posto comunque. Mattia, qui c'è una caverna in cui potremmo entrare, a mio parere. E andare all'avventura. Tra le antorce. Ce l'ho io. Bella. E ho anche il legno. Ah, e tutto il nostro carbone comunque che abbiamo in casa viene da alberi bruciati, dal momento che ne abbiamo così tanto. Lo sappiamo, Mattia, che te lo sei spawnato, brutto ladro. Nulla! No, non c'è un cazzo in questa caverna. Molto bene. Sono due di copper. Il copper bisogna cercare in superficie? Ah sì? Sì. Ce n'è qua, tipo. Aspetta, appena finisco di crashare arrivo. Ok, va bene. Allora, ecco. Crasha con calma. Mi lasci crashare? Sì. Adesso quando ti presto il mio PC, dopo non crashi più, tranquillo. Ma non penso sia questione di... Questo è RAM. Qual è RAM? No? No, la rete che va a puttare, è lag dalla bestia. Però c'è un problema di RAM. No. Caverne interessanti qui. Oh, Cristo Dio. Sei? Non posso, in cui non vorrei essere. Aia. Oh, sei da questa parte. Sì, è una caverna in cui siamo già stati. Possiamo continuare a scavare qua perché ho visto del video del copper, c'è cioè della roba qua. Sì, le ho volate indietro un po' di copper. Tra l'altro, sì. Mentre scavo con la tartamber, quella che scava il legno. Sì, con la tartamber scava legno. Nel programma era che c'erano entrambi. Oh merda. Che cazzo? Cosa sta succedendo? Mi sono visto sparire un blocco sotto il culo e poi dopo è riapparso. Ciao. Cos'è questo? Non lo so, ma questo è copper. Questo è copper. Ok. Mi è sembrato di vedere copper. Mi è sembrato di vedere copper. Mentre giocheravo con la tartaruga lì, a un certo punto ho sbagliato un if, ci ho messo un not, ho fatto un po' di casino e praticamente ho detto vai giù finché puoi, senza volere, gli ho detto vai giù finché puoi, scava in giù finché puoi. Allora lei è passata verso la bedrock e sei caduto nel void.
Non è passata attraverso la bedrock, ma si è imbucata in un mare di lava. Sì, ce l'hai detto prima, tia. No, quella un'altra volta. Si è imbucata nella bedrock sopra la lava, non era. Ed era più problematico, effettivamente. Però la prima volta si è imbucata in un mare di lava. Dici. Cioè, io ho scavato giù per trovarla, guardo in giù, lava. No, si è imbucata nel mare. Oh. Al fianco ci ho messo un po'. Io ho preso un buon 20 minuti per tirarla fuori. Allora aspetta, di che direzione andiamo? Ah, inoltre siamo anche alla caccia di uno spawner di scheletri, perché vogliamo fare una, vogliamo farmarli praticamente, perché ci serve, esatto, un meal. Aia. Con ritardo, che cazzo di, sta laggando a bestia, non so se io o se il server. Naturalmente con ritardo. Probabilmente entrambi. Naturalmente con ritardo. Puoi farmare gli scheletri con le turtle? Certo che puoi fare la turtle con la spada. What the fuck? Cosa puoi fare tutto con le turtle? Ascolta Mattia, facciamo così. La serie la chiamiamo Turtle Play Minecraft. Turtle Madness. E praticamente programmiamo le turtle in modo che giochino al posto nostro. Dovete farlo. Mattia, qui ho trovato una caverna con un... Aia. Con un creeper. Esattamente. E del copper. Non so, ora se riesci a vedere la mia... So, il mio nameplate. Mi ho trovato Ah, ok, sono ritardato io a posto. Il box item. Infatti, perché io vedevo lo stack di copper che non saliva, in realtà era quello di box item. Per quello che non saliva. Ah, che bello, il copper non troppa niente. Lag. Sì, anche il ferro. Che sta lagando così tanto? Ne sei cosciente? Non ho idea. Cioè, non lo so, capito, perché a me di solito a quest'ora... Ecco. Ah. Ti ha lasciato? Sì. Ok. Se non so, perché a me, sai, a quest'ora di solito semplicemente non va la rete, quindi... Sta andando end of stream a nastro. E anche a me, come ho fatto prima. Ho fatto cliccarci mille volte, poi... Prima o poi si connette? Sì, sì. What the fuck? Devo fissare sta cosa, dopo ci darò un'occhiata. Logging in. E comunque adesso sì, l'idea è trovare questo bellissimo spawn di scheletri. Cosa? Ho cliccato quit game, devo rientrare. Secondo me riavviare il gioco. Trovare lo spawn di scheletri. Tanto me stai ancora cercando di entrare. La cosa divertente è trovare lo spawn di scheletri. Se vuoi farlo in un altro modo, piuttosto che con le turtle, lasciate l'iniziativa. Se vuoi lasciare fare con le turtle, lo faccio io. Cioè, il mio modo alternativo alle turtle è una spada. Usiamo le turtle. Anche perché penso che se tipo li soffochi o se li schiacci non ti diano il drop. Questo è il modo in cui sì. Il modo migliore sarebbe farli cadere, però è un mezzo suicidio farli cadere. Funzionano male. Ah beh, sì. Usando gli spawn, non ho capito per quale motivo, ma il tempo che rimangono attivi li fa sparire. Non so per quale motivo. Quindi o usi la spada, fai proprio a mano, ok? Oppure... Usi le turtle. Ma dire che le tartone sono il modo migliore. No, oppure usiamo il vecchio metodo della lava con il cartello. Mm-hmm. Anche quello è un buon metodo, eh? Sì. Beh, la tartone però fatto da solo. Sì, beh, servirebbe un cartello con lava e un jump pipe. Vabbè, sì, è vero. E ti è quasi uguale, eh? Più o meno. Tanto sì. La turtle non serve il carburante per non far nulla, gli serve per muoversi, per attaccarlo, per scavare neanche. Ah, figata. Sono intrappolato in un flusso d'acqua. Sono riuscito a rientrare. Good job. Grazie. Sono riuscito a rientrare dopo un po' di tentativi. Un altro Poppins. Bene, giustamente quando abbiamo ottenuto tutto il bomb meal che ci serve, possiamo il mondo col bomb meal. Possiamo adibire un'altra turtle a tirarci su tutte le patate che ci servono. Giusto. Sfruttamento di turtle questo. dell'altro dell'altra epatite. Sta funzionando. Secondo te riesco a fare un salto abbastanza lungo da agganciarmi al volo alla ladder? No. Che hai visto? Non so quale... No. Non penso che farò un ponte lungo il buco, allora. Allora, aspetta un secondo che scarico. Cioè, che provo a fare direct connect, perché così non mi sembra stia funzionando.
del copper ovunque, Mattia. Oddio, ecco. Bene. Hello, welcome back, Taskmungus. Vado a cercare nel tuo buco il copper. Logging. È solo altro il copper. Perché sono no, sopra... No, c'è una marea nel tuo buco. Sono sopra gli alberi di rubber. Per lo stesso motivo per cui c'è una marea di copper nel tuo buco. Cioè, per caso? Esatto. Ok. E ne ho visto anche dall'altra parte. Oh mio Dio, ma c'è un pipì, pipistrellacci. Cos'è? Batman è figo, Mattia Colorado. Oh. Oh, cos'è questa cosa? Ok. Uli Colorado. Sono dei è una blocchi... cosa come vedete trash e senza senso colorado, ma è tipo senza senso brutto, però sono quelle tipo due o tre cose che sono belle. Tipo Game Boy, per esempio. Esatto, che in realtà non sono di colorado fortunatamente. Esatto, sono venduti in modo merdosissimo, però in realtà se possono fare dei soldi meglio per loro. Fatto, perché no? E io comunque sto trovando shitload di copper. Come tutti gli artisti alla fine. Vendetevi pure, non sono problemi. Quanto ne hai adesso? Sono zombie. Malissimo. Quanto copper hai? Armatura d'oro. Ne ho 29, quanto ce ne serve? 32, io ne ho 2. In realtà potremmo già avere abbastanza. Ma guarda che qui ce n'è dell'altro. Ho una slime ball. Ci servono le slime ball, sai? Fanno la rubber se le cuoci. C'ho voglia di fare gli alberi di rubber, è una cosa un po' stupida, non vale fare le... Le slime ball? Sì. Che le puoi fare, le slime ball? Aspetta un attimo, devo vedere se c'è la shard in questo... In c'è questione. Qualcosa delle... Nei commenti hanno detto che c'è qualcosa dell'equivalent exchange, tipo due cose. Ci saranno sicuramente le cose, le... ho visto le torce, sinceramente. E invece no. Tre torce, cos'è? Che figata! Cos'è, un candeliere? Candelabro? Sì! No, sono tre torce, una di fianco all'altra in pratica, però sì, sembra l'idea di un candeliere. Ehi, c'è dell'uranio qua, l'ho lasciato qua. Ma non volevi scavarlo con... Uranio? Non so se funzioni con... Beh, certo che funziona. Hai ragione. Ops, vabbè, lo stesso. Ecco zio, ci sono. Ho 46 copper. Bravo, torniamo solo. Ce n'è una shitload qua, faccia tua che non ce n'è in fondo. Ma che cosa è con pipistrello? Hai ragione, è qua. Vabbè. Oh, 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 oh. Good job, Mattia. Sì. E comunque c'era del copper... Ah no, questo forse è bauxite. Bauxite. Ma ho saltato. Comunque. Bauxite di merda. Forse c'è solo uno dei copper. Ci sono diversi tipi di copper, no? Sì. Forse nella versione che giocano sul Minecraft non c'è uno dei tipi di copper che è quello che c'è più in basso. C'è caso. Ah, ho capito. Ah, ragazzi, quindi ora che abbiamo recuperato questo bellissimo e molto sexy copper, andremo a comprimerlo e a fare le reactor chamber. C'è un cazzo di nessuno in giro. Infatti è curioso il fatto che siano pochi mob, boh. Forse è per la... Ma foresta. Cristo! Okay. Mattia, ci avrebbe una mano. Se ci fai arrivare. Fottiti il chialetro di merda, perché non sto usando la spada? Muori. Ho cesso. Ah, scusa! La tua utilità è stata infinita. Pensavo fossi uno scheletro. Praticamente, no, sai cosa è successo? Che io ero stando alla scala tranquillamente. C'era uno scheletro appostato in un posto del cazzo che mi ha buttato giù dalla scala. Mi sono riappeso al volo alla Indiana Jones alla scala. Oh! E poi dopo sono tornato su e l'ho massacrato di botte. Dovremmo mettere a posto questi chest, per esempio. No, intanto ho acceso il generatore e sto polverizzando il copper ore. Bravissimo. Bene ragazzi, ora adesso noi comprimeremo il copper per fare tipo il copper plate o quel cazzo che sono per fare le reactor chamber, sì. E costruiremo le reactor chamber e torneremo qui per il reattore nucleare. Grazie, ciao a tutti, grazie per aver seguito questo episodio, ci vediamo domani con un altro episodio in cui faremo un bellissimo reattore nucleare. Ciao a tutti! Bye bye!